Ciao ragazze, oggi è il risultato dei capelli di ieri. Li ho fatto un po' arricciato così perché voglio che duri un po' i capelli con le onde, quindi dormendo domani avrò i capelli così. Quindi prendo qua l'olio, questo olio meraviglioso qua che è pieno di vitamina E. Pieno, pieno, pieno di vitamina E. Meraviglioso, che è l'olio di vinacciolo. Meraviglioso. Bene, ragazze, io vado a parlare della vita che stavo mangiando. Io vado a parlare della vitamina E adesso, dell'olio con la vitamina E solo per i capelli, poi faccio un video parlando per tutti i benefici di quest'olio. Quindi il principale beneficio, perché anche piace tanto quello dei capelli, il principale di tutto, è che lui praticamente la vitamina E aiuta contro la caduta dei capelli. Quindi è uno dei motivi che io li ho comprato, uno dei motivi che io lo sto usando, perché adesso sto facendo il trattamentino per non far cadere i capelli. Perché devo guardare da vicino i capelli. Di solito l'olio di come si chiama, gli altri tipi di olio lasciano i miei capelli un po' più lucidi, perché la nutrizione mi lascia i capelli più lucidi, però questo qua è un'idratazione, ma mi ha lasciato lucidissimi i capelli, come potete vedere. Cioè, una cosa incredibile. E praticamente, quali sono gli altri benefici di loro? Lui praticamente ti tratta, e chi c'è problemi di allergie a queste cose, certo, sì, tu non hai un'allergia a questo tipo di olio, no? Nella pelli qua della testa dovete usare lui, perché lui aiuta a rigenerare quello lì, aiuta a trattare i cei radicali, sai, non so come si chiama in italiano, ma penso che sia simile al portoghese, che in portoghese sarebbe radicais libris, che sono quelle cose lì che diminuiscono l'invecchiamento della pelle, di tutti gli organi. Quindi è una cosa che ti aiuta praticamente i capelli. E lui è estremamente idratante. Io vado a dire come l'ho usato. Io non ho usato, non le ho lasciate, penso che se le avevo lasciate di un giorno all'altro sarebbe ancora più perfetto, più meraviglioso per me. Però le ho lasciate 2 ore nei capelli, 2 ore, 2 ore e mezza più o meno, li ho lasciati. Poi io ho lavato i capelli, io ho idratato, però questo qua non è la cosa che quell'idratante non lascia i miei capelli così, quello che ho usato. E praticamente quando li ho bagnati i capelli, prima di passare shampoo, tutti i miei capelli già erano sciolti, però ho usato un shampoo idratante perché non volevo togliere l'idratazione che mi ha messo lui. Ho usato un shampoo idratante e è uscito tutto l'olio dei capelli, non sono rimasta con i capelli pesanti, anche senza fare tutte quelle cose, diciamo, un po' meno, un po', sai, un po' migliore tutto. Quindi praticamente, guarda qua, raga, quanto è lucido. Quindi praticamente io li ho lavati con shampoo idratanti 2 volte, poi ho passato la crema, ho lasciato 3 minuti, e ho sciacquato i capelli e ho messo il balsamo condizionatore. E niente, sono uscita. Ho lasciato i miei capelli un po' nell'asciugamano, un po' di tempo, perché in realtà non si doveva neanche usare l'asciugamano perché loro lasciano i capelli più secchi, però io sono senza un tessuto, una cosa per usare per seccare i capelli che non mi fa venire frizz, queste cose. Io ho fatto con l'asciugamano. Ho lasciato poi, dopo un po' di tempo, un'ora così in asciugamano per assorbire un po', sono venuta in fondo e ho solo seccati. E ragazzi, quando le ho seccate i capelli ho visto la differenza, perché praticamente io quando secco i capelli, tutte le altre volte che ho seccato in questi giorni, i miei capelli facevano così, solo seccando così qua in fondo.
questo qua li ho seccati, i miei capelli erano bassi, ma morbidissimi, anche quelle punte che stavano distrutte, brutte, che ho detto a voi. Raga, non li sentivo quella cosa. Certo che io penso che per diventare 100% devo usare ancora qualche volta. Praticamente qui, in queste zone, li devo passare, migliore, per dare una idratata migliore. Lui c'ha pure un po' di funzione costruttiva, però non esagerazione, non è una cosa che ti lascerà i capelli duri. Ti sentirai che i tuoi capelli hanno salute, sono forti e morbidissimi. Quando ho seccato i capelli, i miei capelli erano morbidissimi, senza avere bisogno di piastre, niente. Sembrava che io stavo toccando nelle nuvole, non va bene toccare tanto per non sporcare. Poi nell'altro giorno, che sarebbe oggi, io ho solo piastrato, asfalto con la piastra, ho fatto tutto questo qua con la piastra, che oggi ho voluto un effetto un po' più riccioli, un po' più grossi, così, perché voglio che duri di più. Come già è sera, io vado a dormire, se io facevo solo le onde, sicuramente domani mi svegliavo solo con i capelli un po' così, ma niente, non si vedevano, se non rimaneva l'effetto che mi piace. E quindi ho fatto così. E quello che posso dire è che a me è meraviglioso, e io in futuro farò un video pure parlando dei benefici per tutti, corpo, pelle, tutto, dell'olio di vinasciollo e della vitamina E, che è quella che c'è qua dentro. Io ho una cosa praticamente che non so, a voi che volete usare una cosa più naturale, che non volete andare a prendere quelle vitamine, medicine e tutto, questo qua è un prodotto naturale, tolto dai semini dell'uva, quindi praticamente è una cosa che è più naturale possibile, che quelli lì nel laboratorio, quello che lo fanno, vabbè, una vitamina, non so come estraggono quelle cose, quindi se voi non avete tanta fiducia in quello, questo qua è il sogno meraviglioso. E io lo sto pure prendendo 2 cucchiai al giorno per le altre funzioni. E raga, diciamo che è meraviglioso, meraviglioso. Io mi sto adorando i capelli. Amore, e guarda qua. Sembrano, sai, non sono duri. I miei capelli prima di lavare stavano duri, perché i miei capelli adesso stanno con quell'aspetto duri. Però quando sono secchi, stanno secchi, ragazzi. I miei capelli sono secchi. E questo qua ha davvero idratato assai i capelli, quindi. E io le consiglio la marca che ho preso nella erbolisteria. È stata questa qua, come si chiama? Salutari Haihuan, non so come si dice, però è della Natufarma, che è fatta, non so qual è questa sigla qua, magari voi siete italiani e riuscite a sapere meglio di me. Meglio di me, la marca è questa. Sì, e questa qua è la parte davanti, praticamente. Ok. C'è qua una marchina qua dell'olio. Oh no, questa qua c'è del disegno. Posso dire che è stata una bella scelta quella che ho fatto. Perché praticamente io vedevo uno youtuber che mi piaceva tanto, mi piace ancora, però lei non fa quasi più niente di capelli. E lei anni fa usava quest'olio, anni fa, ma quando dico anni fa sono 7 anni fa che io già la guardavo. E praticamente io l'ho sempre voluto usare, non ho mai avuto l'opportunità, e adesso che ho avuto, posso vedere che davvero. E la cosa è che è un olio, io non mi ricordo quanto ho pagato, ma c'è il video qua di cose che ho comprato, che magari se voi potete andare lì, io penso. Ah, c'è qua, 9 euro. Ho pagato 9 euro, che in Brasile questo olio costa un sacco, quindi. Ma anche qua in euro, 9 euro per una quantità così. Però lui rende tantissimo, cioè, la quantità così di olio. Però ragazzi, io non li vado a utilizzare sempre questi oli in tutte le cose. Tu puoi usare pure lui come
sai, solo nelle punte, poi solo come quegli olio che noi usiamo per le punte dei capelli, così. Questi oli di riparazione che io di solito non uso nel giorno che io faccio così, solo se io faccio capelli lisci, perché io penso che questo olio un po' sfami. Però domani praticamente già metto un po' di olio nelle punte, un po' di cosine, e che lascia i capelli lucidi e tutto, però oggi non c'è niente, ho solo piastrato con il protettore termico, certo, per proteggere i capelli, e niente, già sono contentissima con l'effetto, e diciamo che vale la pena. Se voi volete continuare, che io continuo a fare questo diario dei capelli, praticamente metti mi piace qua, commenta, ti iscrivi nel canale, manda questo video a un amico, a un padre, la mamma, il zio, e fai conoscere a lui il canale, mettere mi piace, queste cose, e iscriviti al canale, così il canale cresce e io avrò voglia di fare video, perché a volte sono pigra. E questa qua è una cosa che è un po' impegnativa, perché ogni volta che laverò i capelli devo far vedere che sto facendo, perché tutti mi chiedono cosa fai, cosa fai, cosa fai. Io dico, ragazzi, uso le stesse cose che ho sempre usato. Questa qua è l'unica cosa nuova nella mia routine, ma magari tu vuoi vedere come io lo faccio e io vi farò vedere a voi così, e spero che vi piaccia. Un bacione, alla prossima.